bravissimo Miguel in culo alla gallina. Voglio dire, di Ambrosia Vent. Oggi da un po' di tempo che lo voglio portare. Questo è un serie, ma giochiamo insieme per le mie prossime, perché fa giocare questo gioco. L'ho uscita tantissimo tempo. Si chiama Antiscience. Veramente proprio capolavoro, ha delle potenzialità, potete acquistarlo su Steam, costa 30 euro, è circa 40 euro. Comunque ho delle prime impressioni su questo gioco, è veramente immersivo, fatto bene per essere un indie, soprattutto anche se costa tanto, ne vale la pena, viene sempre aggiornato. Capolavoro, sarà un capolavoro molto presto. Ditemi se volete una serie nei commenti. Ho aperto un canale Telegram a proposito. Andatevi a entrare nel tuo canale Telegram, quasi a vendere. Andate a entrare nel tuo canale Telegram. Se vi piace il video, iscrivervi, per favore, iscrivetevi. È fondamentale. Si cresce la nostra community appassionati di letteratura, videogiochi e tanto altro. Satira. E lo dico a... lo dico al 30% di quelli che non guardano, tutti che guardano il nostro video. Dai, facciamo andare. A voi come vi sembra? Molto realistico. Ha delle potenzialità immense. È un simulatore. Simulatore. Senta la mia voce? Senta la mia voce? Manda. Se si sente? Sente? Adesso si sente? 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 Ah. Adesso si sente di più. Perché è sempre... allora ripeto, se non si era sentita. Sei di noi e usciamo insieme un gioco indie che si chiama Assassin. Poi correggete nei commenti se ho pronunciato male, importante. Costa 40 euro all'incirca, 39,99 a dir vero, anche se oramai è circa 40. Devo dire che è molto immersivo. Ho provato un 59 52, addio il borso di Steam, caso in cui vado lontano. A parte gli scherzi,
gioco indie caratterizzato che devi guidare un dai no un altro po' di uomini dell'antichità. È molto interessante perché va dai 10.000 avanti Cristo fino al 1000 avanti dopo Cristo, quindi è un gioco bello. Vi faccio un po' vedere come funziona. Io ho un po', sta modificando sempre, devo dire che ne vale la pena acquistarlo quando, non dico proprio ora, ma dopo 4, 6, 7. Sta diventando un bel gioco, però. È già bello di per sé. Un po' vedere questa è la capanna del cacciatore, poi c'è la piccola capanna baia del cacciatore, la piccola capanna del cacciatore, la gran capanna caccia. Io vi ho mostrato il gioco. Il gioco mi piace, infatti, quel 30%, 50%, 50% che guarda i miei video, la poesia, cioè, così facendo aiuterete a crescere la nostra comunione, che è importante. Io vi saluto. Ambrosio Van, bella ciao.